Graziano di Natale è un comizio per fare il punto della situazione su quello che avete fatto in 2 anni di amministrazione. Luci e ombre, ma soprattutto qual è il tuo resoconto? Intanto buongiorno, abbiamo come consuetudine incontrato la città venerdì con il sindaco e la giunta. E gli assessori hanno esposto, ognuno per la sua competenza e del suo ramo, i programmi che sono stati realizzati, gli obiettivi raggiunti e quelle che saranno le future iniziative. Una cosa importante da sottolineare è che in questi anni, in questi primi 2 anni di amministrazione, comunque si è raggiunto l'obiettivo di diminuire la pressione fiscale che era, diciamo, alle stelle per quanto riguarda le precedenti amministrazioni, e per cui abbiamo già raggiunto un obiettivo importante. E poi sono state messe in campo una serie di iniziative, tra cui quella di restituire alla città una centralità che era andata perduta. Oggi ci rendiamo conto però che è necessario continuare nel percorso intrapreso, non solo del risanamento delle casse dell'ente, che è la cosa più importante, ma anche nel continuare a non tartassare i cittadini con tasse elevate e soprattutto, a fronte al pagamento dei tributi, garantire quelli che sono i servizi essenziali in maniera puntuale. Adesso voi dovete iniziare a dialogare con i commercianti che si stanno lamentando nel centro cittadino, via Roma, stiamo parlando di via Roma in particolar modo. Sì, i commercianti di via Roma lamentano, come è giusto, una situazione di abbandono, nel senso che la Costituzione dell'isola pedonale non ha più consentito un passaggio veloce da parte dei cittadini, per cui nell'isola pedonale occorre fare degli interventi. Come tutti sappiamo, il 30 giugno si è celebrato il referendum popolare, dove oltre 2500 persone hanno votato la ZTL, la zona a traffico limitato, nel santuario per i pomaturistici che giungono da fuori e verso il santuario di San Francesco di Paola. Questa è una delle tante iniziative che serve a riempire quello scorcio di città per portare turisti e soprattutto per renderlo più vivo. Per cui da parte mia c'è tutta, e da parte anche dell'amministrazione, tutta l'intenzione di collaborare per cercare di rimettere in moto quel circuito commerciale di cui i commercianti, scusa per il bisticcio di parole, hanno bisogno. Ecco, c'è anche chi ha poi criticato queste iniziative, cioè del vostro comizio. Le opposizioni dicono alla fine non è stato detto nulla. Le opposizioni, come è giusto, fanno il loro lavoro. Ritengo però che non sia vero il dato su cui non sia stato detto o trasmesso ai cittadini nulla, perché comunque è stato dato un segnale, come dicevo all'inizio, di andare incontro alle esigenze dei cittadini che lamentavano questa forte pressione fiscale. Questo è un risultato già importantissimo. E poi sono state messe in campo in questi 4 mesi delle iniziative volte a garantire dei servizi essenziali. Noi non dobbiamo dimenticare da dove siamo arrivati, da dove siamo partiti, nel senso che questa è una città in cui i servizi essenziali non venivano garantiti, una città in cui il disagio sociale era dilagante e che oggi piano piano comincia un po' a vedere luce. E certo, amministrare un comune con il taglio dei trasferimenti da parte del governo centrale, con la risicatezza delle risorse, non è semplice, però ritengo che stiamo facendo bene. Le opposizioni, come detto all'inizio, fanno il loro lavoro, è necessario però che non siano strumentali e che riconoscano comunque che si remi tutti verso la direzione del bene della città.